si parla di 2-3 settimane per il completamento, sono tempi utili per poter avviare, diciamo, l'inizio del ritorno alla normalità della ospedaliera? Allora, il calo che abbiamo in questo momento stima nei prossimi giorni da 160 a 200 posti letto in meno utilizzati per il Covid, ovviamente continuando con l'andatura estremamente positiva che abbiamo oggi, significherebbe arrivare a circa 700 pazienti ancora presenti nelle strutture, quindi i tempi sono compatibili. C'è un percorso che verrà dichiarato esplicito sul ritorno alla normalità degli ospedali, che è un'esigenza molto forte, mai sottolineata abbastanza. Pochi immaginano tutte quelle persone che in questi due mesi hanno dovuto rinviare l'intervento già previsto, già programmato, magari non urgente, e che non vedono l'ora di poter risolvere il proprio problema di salute con la preoccupazione di quello che comporta. L'idea nostra è quella di tornare indietro in maniera ordinata, così come siamo entrati nell'emergenza, permettendo il più possibile di liberare ospedali per rafforzare al massimo l'attività programmata, l'attività ordinaria per i malati no Covid. Questa struttura arriverà in maniera, secondo me, molto efficace per poter chiudere quel percorso in modo molto più rapido rispetto a un decorso naturale e mettere in condizione gran parte della sanità marchigiana di operare per i pazienti ordinari. C'è una scala di priorità? Assolutamente sì, sarà tutto dichiarato in modo che il percorso segua un ordine, perché ovviamente se lo lasciassimo all'iniziativa dei singoli ospedali tutti vorrebbero liberarsi dei malati Covid, ma nessuno in quel caso sarebbe disponibile a prenderlo. Fare un percorso razionale, che è comprensibile, è chiaro che chiederà a qualche ospedale di restare qualche giorno in più con i malati Covid, ma permetterà ai cittadini marchigiani di avere a disposizione in maniera più rapida luoghi sicuri. Ricordiamo anche che gli ospedali no Covid comunque per un tempo importante dovranno continuare a fare un triage d'ingresso per evitare che chi arriva, perché non sai mai se è un paziente o no, se è un malato o no di Covid, faccia un percorso protetto a tutela di tutti gli altri. Per quanto riguarda la risposta Ma l'importante è che la risposta ci sia stata, adesso siamo in condizione, diciamo all'ordine di mal, in condizione di portare avanti l'intervento, questo è quello che conta, non è che si può guardare com'è in bocca al cavallo donato o al donatore, per me è importante che questa iniziativa vada avanti, lo si fa grazie a chi ha donato delle risorse e ci teniamo a far sottolineare l'importanza, oggi per poter chiudere un percorso e dare a tanti una risposta, per i mesi che verranno per essere pronti, perché bisogna sempre mettere nel conto, in caso di una pandemia, di rischi di ritorno del fenomeno. Quindi avere, poter contare su un'infrastruttura come questa sarà un valore aggiuntivo importante. Presidente, si può immaginare una volta che la struttura resti in ospedale? Beh, qui noi non possiamo abusare della generosità del Comune di Civitanova che ha subito aderito all'iniziativa. Questa scelta è compatibile con un percorso che guarda quello che può accadere. E nel momento in cui si riterrà che, diciamo, non ci sono più rischi ulteriori, verrà restituita pienamente la città, così come contiamo l'ospedale di Civitanova essere fra i primi che libereremo dei malati Covid, anche per essere riconoscenti nei confronti di questa comunità.